Allora, eccoci qua. Cioè, la cosa che mi ha colpito di questa vicenda di Trump è che, come è stato messo in evidenza fin dalle prime ore da alcuni, ho letto stamattina Belpietro, ho letto Capezzone, sembra quasi che Trump l'attentato se lo sia fatto da solo. Di chi è colpa l'attentato di Trump? È colpa di Trump. Qualcuno arriva a dire che se l'è organizzato da solo, no, è colpa di Trump. Qualcuno dice che sostanzialmente è colpa della violenza che ha scatenato Trump, quindi Trump ha organizzato la violenza. Quindi, cioè, se, per, stamattina sul Riformista leggo un articolo in cui si dice che la retorica vittimista, cioè se sparano a uno, ciao al mio amico Fulvio, saluto, cioè se sparano a uno di destra è retorica vittimista, se sparano a uno di sinistra è una vittima, se sparano a uno da un populista, come a Fizzo è successo in Roegna, come succede a Trump, e allora è la retorica vittimista, non c'è più la vittima, c'è la retorica vittimista. In fondo Trump se l'è andata a cercare, è colpa sua, l'ha voluto lui, diciamocelo. Ciao Elena da Poirino, sempre presente, bravissima, l'ha voluto lui in fondo, no? L'ha voluto lui, se l'è cercata, addirittura è manna dal cielo stamattina, audio, parlando audio, scrive che per Trump l'attentato è manna dal cielo. Ma c'è, manna da c'è, ma c'è, chi è di noi che al mattino uscendo di casa non dice oh, speriamo che mi sparino una pallottola in fronte, speriamo che mi sparino una pallottola in fronte. Ma cioè, adesso, ma vi pare possibile che ci sia questa, è manna dal cielo un proiettile che ti passa vicino all'orecchio? Io trovo che sia una torre da Gela, salutiamo anche Gela, Elisa Catanzà, cioè mi sembra ci sia una follia, cioè Alan Friedman sulla stampa fa il paragone con l'incendio del Reichstag, quindi Trump è come Hitler, Trump si è organizzato da solo all'attentato. State attenti che questo terribile, incredibile Trump di andare alla Casa Bianca si fa ammazzare. Guardate che si farà ammazzare per andare alla Casa Bianca. Sarà così furbo che disposto a farsi ammazzare. Io dico, sapevamo che era un mascalzone, ma mascalzone a tal punto di farsi sparare un proiettile a un centimetro dalla testa, perché? Perché è manna dal cielo, mannetto, che è manna dal cielo. Ora, io, a me sembra completamente assurdo. E c'è un'altra cosa, se mi permettete di dire, che mi sembra assurda. C'è un'altra cosa che mi sembra assurda. Che è da due giorni che sento, ieri mattina, abbassare i toni. Sì, Marisa, tanti sono delusi, tanti dicevano poteva mirare meglio, no? Tanti dicevano, ma l'altra, abbassare i toni. Se fino a ieri facevate il fronte popolare contro il nuovo nazismo di Marine Le Pen, cioè arriva il nazismo, arriva Hitler. È due anni che ci descrivete l'Italia come in preda alle camicie nere. Anziché criticare questo governo per le cose che non fa, si continua a gridare al fascismo, a dire piazzale Loreto. E adesso, abbassare i toni, sono mesi che l'allarme fascismo, il fronte popolare, la resistenza, bisogna combattere contro la cosa, bisogna... Il problema vero è che qui chiunque si oppone al pensiero unico, globalista, viene colpito in ogni modo, e quando viene colpito con i metodi, diciamo così, della disinformazione, e quando viene colpito invece, come è accaduto a Fizzo, e come è accaduto a Trump, e come è accaduto a Trump, che però è manna dal cielo, dice Augias, il proiettile è manna dal cielo. Adesso io vi saluto tutti quanti e spero di non incontrare la manna dal cielo fuori di qui. Grazie a tutti, ci vediamo, ve l'ho promesso, e torno presto. Ciao ciao.